6 indirizzi di studio e tanti progetti e certificazioni per l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, che ha organizzato un Open Day Live in streaming per far conoscere la propria offerta formativa. I dettagli con Carla Damo. Tempo di scelte per gli studenti che devono iscriversi alle scuole superiori e l'Istituto Tecnico Tecnologico Alessandro Volta di Perugia, utilizzando un nuovo format che la contingenza impone per far conoscere la sua offerta formativa a ragazzi e famiglie, ha organizzato un Open Day Live in streaming. Durante l'evento online, docenti e studenti hanno presentato i 6 indirizzi di studio che la scuola propone: grafica e comunicazione, grafica con flessibilità sportiva, informatica e telecomunicazioni, meccanica, elettronica ed elettrotecnica e chimica. Con il Covid ci siamo dovuti attrezzare e abbiamo ritenuto opportuno di arrivare dentro le case di tutte le famiglie attraverso questa diretta streaming. Tutti gli indirizzi si sono presentati, gli studenti hanno dimostrato anche una buona comunicazione perché hanno presentato la loro esperienza e il motivo per cui si sono iscritti in questa scuola. Quindi è stata una giornata molto particolare e anche di crescita collegiale e collettiva di tutti noi, perché la comunicazione sta diventando importantissima per ogni scuola. La dirigente Rita Coccia ha dunque presentato il piano dell'offerta formativa dell'Istituto di Piscille, che si basa su 3 pilastri: ricerca e innovazione metodologico-didattica, il primo, di cui è espressione la partecipazione alla rete Avanguardie Educative, ma anche la certificazione Apple Distinguished School. Il secondo pilastro è il rapporto con l'Europa, e l'IT Svolta è infatti e-twinning school e ambasciatrice d'Europa, oltre a essere sempre particolarmente favorevole e aperta a progetti europei e scambi culturali di studenti e docenti. Terzo, ma non ultimo, caposaldo è rappresentato dall'integrazione con il territorio in cui la scuola è inserita, a partire dal rapporto con il mondo del lavoro e la collaborazione con enti e associazioni. E adesso un contributo rivolto ai genitori che devono aiutare i propri figli a scegliere la scuola secondaria di secondo grado. Decisione importante che deve tener conto delle attitudini dei giovani, ma anche delle prospettive lavorative. Vediamo cosa offrono gli istituti CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio, ovvero gli ex istituti tecnici per geometri. La scelta della scuola secondaria di secondo grado è una scelta importante per il futuro di tuo figlio. Il suo futuro dipenderà molto dal percorso di studi che andrà a intraprendere, conseguenza di una scelta attenta per attitudini e opportunità lavorative post-diploma. Gli istituti tecnici CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, ex Geometri, sono in grado di formare un professionista qualificato, pronto a entrare nel mondo del lavoro con competenze e abilità teoriche e pratiche. Diventare geometra significa operare nel settore edilizio, topografico ed estimativo, al servizio della comunità, con possibilità occupazionali sia alle dipendenze di aziende pubbliche che private, sia nel campo della libera professione. Di cosa si potrà occupare tuo figlio se diventerà geometra? Nel campo della libera professione, progetterà costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, singolarmente e in team con altri professionisti, ed opererà nei rapporti con le pubbliche amministrazioni per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Utilizzerà programmi informatici per progetti tridimensionali e grafica 3D rendering, termocamere, stampanti 3D, la piattaforma BIM, Building Information Modeling e tanto altro. Si occuperà di gestione dei cantieri, dalla direzione lavori, assistenza e contabilità delle opere, alla sicurezza e gestione delle emergenze. Effettuerà rilievi topografici con le più moderne e avanzate tecnologie. Opererà in campo fiscale, catastale e peritale assicurativo, in quello dello sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili. Come si diventa geometra? Per diventare geometra libero professionista occorre iscriversi all'istituto CAT del proprio territorio e conseguire il relativo diploma, 5 anni di studio a cui va aggiunto un periodo di tirocinio,
di 18 mesi presso uno studio professionale di un geometra, architetto o ingegnere civile, con la possibilità di effettuare 6 mesi nella pubblica amministrazione, oppure ancora frequentando un corso semestrale organizzato dal collegio provinciale o un corso di istruzione tecnica superiore specifico, di durata biennale, organizzato dalla Regione Umbria con il MIUR. Dopo il tirocinio si ottiene l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra, condizione necessaria per potersi iscrivere all'albo e svolgere l'attività professionale su tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea. Il geometra è una figura professionale molto richiesta e apprezzata. Diventare geometra significa diventare nella società un punto di riferimento per ogni singolo cittadino e per le famiglie. Ed ora a Foligno, dove i cittadini e le attività commerciali del centro città potranno beneficiare di una connessione Wi-Fi gratuita grazie a un'iniziativa che vede la collaborazione tra Confcommercio Umbria, Mandamento di Foligno, Confesercenti e Connesi. I dettagli con Nicola Torrini. Per tutto il mese di dicembre la Connesi amplia il servizio Wi-Fi del centro storico della città di Foligno. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni territoriali di Confcommercio e Confesercenti, permetterà a chiunque fino alla fine dell'anno la connessione gratuita 24 ore su 24 nelle aree più commerciali di Foligno, in particolare Viale 4 Novembre, Corso Cavour, Piazza della Repubblica, Largo Carducci, Via Gramsci, Via Umberto I e Via Garibaldi. Questo servizio permette a tutta la cittadinanza di poter utilizzare un servizio internet gratuito e veloce grazie alle fibre ottiche che Connesi ha già posato da molti anni nella zona del centro di Foligno. Il servizio potrà essere usufruito non solo da parte di tutti i cittadini, ma anche da parte dei commercianti, proprio come un veicolo che possa permettere loro di investire ancora di più nel mercato dell'e-commerce e quindi anche sul mercato online. Grazie alla possibilità di utilizzare questo servizio normalmente aperto solo per un'ora al giorno, però per H24, quindi per tutto l'intero arco della giornata. Sarà un supporto per tutta la città, anche per i cittadini, per questo Natale, perché avranno la possibilità anch'essi di sfruttare questi servizi aggiuntivi in maniera gratuita e di passare un Natale distante ma comunque più ravvicinato. Restiamo connessi a Natale. Chiaro è l'obiettivo sociale dell'iniziativa promossa dalla Connesi, importante realtà imprenditoriale nel campo delle telecomunicazioni, con sede proprio a Foligno. Dare un sostegno concreto al mondo del commercio in un periodo particolarmente difficile come questo. Rilanciamo questa cosa del Wi-Fi su Foligno proprio per Natale, perché effettivamente il Natale è il 70-80% del fatturato del commercio, quello specializzato. Non quello della, diciamo, somministrazione, ristorante e bar, ma quello specializzato di abbigliamento, calzature, profumerie, questa roba qui è quasi il 70%. Se noi facciamo perdere questa cosa, già ci abbiamo avuto parecchie chiusure e diciamo che se continuiamo ad avere le chiusure in un centro storico come Foligno, effettivamente poi ricostruirlo, rimetterlo a posto, sarà molto dura. Ed è proprio un po' il nostro spirito sociale e territoriale che ci ha permesso di fornire questo servizio volto veramente a supporto di tutta la cittadinanza e di tutto il commercio locale, che auspichiamo possa riprendere il prima possibile con i normali ritmi di lavoro. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di Solo Pellet, impresa che con i suoi due punti vendita a Corciano e Bastia Umbra offre una vasta scelta di pellet da riscaldamento domestico e industriale. Manuel Guerrini. Tanta esperienza nel settore, grande conoscenza in materia e alta qualità dei prodotti.
In una parola, solo pellet. Dal 2013, punto di riferimento in Umbria e nel centro Italia nella commercializzazione di pellet da riscaldamento domestico e industriale. L'azienda ha due punti vendita, uno a Bassia Umbra e uno a Elera di Corciano, oltre a un point ufficiale a Ponte Rio di Todi, uno di prossima apertura a Città di Castello e vari rivenditori autorizzati nel Lazio. Da solo pellet si può trovare una vasta gamma di prodotti selezionati per il riscaldamento della casa e non solo. Abbiamo una larga gamma di prodotti che partono dall'abete rosso, abete bianco, i misti conifera, per arrivare fino alle latifoglie, faggio quercia, faggio e faggio rovere. Oltre al pellet abbiamo tutta la gamma di avolina e quindi tutti i prodotti specifici che riguardano comunque sia il pellet e qualcosina sul discorso della legna, quindi camini e stufe a legna. E poi per quanto riguarda invece gli addolcitori dell'addolcimento delle acque abbiamo in esclusiva il sale, un sale che viene dalle saline austriache, insomma, che si chiama Acqualinda e che è un prodotto anche quello che abbiamo in esclusiva qui per l'Umbria. Tutti i pellet in vendita sono certificati EN Plus A1 ed EN Plus A2 e vengono distribuiti a privati e rivenditori con numerosi servizi e offerte dedicate. Produrre un pellet A1 bianco o produrre un pellet A2 scuro, il costo della produzione è lo stesso. Quello che sposta e fa la differenza è il trasporto. Quindi è normale, tutte le conifere crescono sempre nei paesi dell'est, ma dalla Slovacchia andando su e quindi andiamo molto più lontano dalla destinazione che è Perugia, mentre le latifoglie crescono tutte Croazia, Bosnia, quindi al confine con l'Italia, essendo più vicini il trasporto è inferiore. Ecco la differenza di prezzo tra una A1 e A2. La qualità, se decortecciati e certificati, pellet A1 e A2 sono comunque sia due ottimi prodotti. Consegniamo abbiamo diversi mezzi, con sponda elettrica, idraulica e traspallet elettrico, riusciamo a portare il pellet fino a casa, insomma, dei privati. Per quanto riguarda i grossisti, viceversa, chiaramente le quantità sono diverse e con i tir riusciamo, insomma, ad arrivare fino a destinazione. Per chi non ha posto e vuol comprare il pellet d'estate, visto che il prezzo d'estate e d'inverno c'è una bella differenza, abbiamo la possibilità di farglielo acquistare in estate e chi non ha posto glielo stocchiamo qui da noi nei nostri magazzini e vengono a ritirarlo mano a mano nel periodo invernale. Bartoccini Gioiellerie, dal 1964 la più grande e completa organizzazione orafa dell'Umbria. Centro diamanti e oro da investimento, nelle gioiellerie Bartoccini trovi gemme certificate e gioielli dalla manifattura esclusiva, perché ideati dai nostri orafi e realizzati nel nostro laboratorio. Personalizza il tuo regalo e dona l'emozione di un gioiello unico dal valore senza tempo. Le gioiellerie Bartoccini sono inoltre specializzate nella vendita di orologi dei marchi più prestigiosi. Visita i punti vendita o l'e-commerce e scegli. Bartoccini Gioiellerie. Preziose emozioni. E innovazione per la tua salute. Affidabilità e passione. Satiri Auto è punto di riferimento in Umbria e concessionaria ufficiale Ford. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi, dove potrai scoprire e provare la nuova Ford Puma Hybrid, il crossover
dalle linee sportive e dinamiche, abbinate ad un design compatto e spazioso. Oppure la nuovissima Ford Kuga Plug-in Hybrid, dove tecnologia all'avanguardia e un efficiente motore elettrico ti proiettano già oggi nel futuro. La Satiri Auto è specializzata nell'offrire soluzioni e promozioni per tutti, anche per aziende e partite IVA. Satiri Auto, la scelta migliore per l'acquisto della tua nuova auto. Incaltiber, da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Il bisogno di sangue non si ferma mai. Per questo è importante il tuo contributo, ora più che mai. Donare sangue e plasma è un gesto di solidarietà e puoi farlo in tutta sicurezza aiutando chi lotta per la vita ogni giorno. Contatta la sede Avis più vicina a te e prenota la tua donazione. Fai la tua parte. Dona. Romeo Auto allarga i suoi orizzonti, ma anche i tuoi. Da oggi tutti i nostri showroom di Perugia, Pontefelcino, Gubbio e Città di Castello si arricchiscono di un nuovo marchio, Kia Motors. Motorizzazioni benzina, diesel e GPL dalla massima efficienza su tutta la gamma, fino ad arrivare all'ibrido e full electric per abbattere consumi ed emissioni. Vieni a scoprire tutti i vantaggi della rottamazione statale con Kia Motors, per te fino a 12.500 euro di vantaggi. Kia, the power to surprise. Dall'amore per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da 4 generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa attraverso lo shop online, che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, quale è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Alla ricerca di una scuola secondaria di secondo grado cool e stimolante? Se ami costruire, progettare, hai interesse per l'ambiente e il territorio che ti circondano, la risposta è CAT. Ma no, CAT! Costruzioni, ambiente e territorio. I CAT sono istituti tecnici dove potrai studiare e arricchire le tue conoscenze attraverso la pratica e i laboratori, utilizzando tecnologie moderne e strumenti avanzati per prepararti all'esercizio della professione di geometra. Il diploma CAT ti apre un mondo di possibilità lavorative in diversi settori. Cerca il CAT più vicino e scopri tutte le opportunità. Sappiamo tutti che sarà un Natale sicuramente diverso dagli altri anni. Forse le tavolate saranno meno numerose o ci saranno meno regali intorno all'albero. Per questo vogliamo farvi sentire tutto il nostro affetto a voi e ai vostri amici a quattro zampe. La grande famiglia Monpetit Village by Grifovet vi aspetta nei suoi punti vendita e vi augura... Buon Natale e buone feste!
Scateniamo i motori e andiamo a conoscere la nuova gamma plug-in hybrid con EQ Power di Mercedes-Benz, grazie alla concessionaria Rossi Mercedes-Benz. Sentiamo. Un nuovo piacere di guida e una mobilità sempre più connessa, condivisa ed elettrica è il nuovo scenario che si apre con la gamma plug-in hybrid con EQ Power di Mercedes-Benz che la concessionaria Rossi propone nelle sue 7 sedi in Umbria, Toscana e Lazio. Nella nostra area test drive Mercedes-Benz abbiamo alle mie spalle 3 vetture plug-in hybrid. Sono delle Mercedes ibride che uniscono sia il motore a combustione con un motore elettrico e quindi sono in grado di viaggiare sia in una modalità ibrida, combinando l'utilizzo di entrambi i motori, sia in modalità esclusivamente elettrica. E questo motore elettrico lo possiamo ricaricare tramite un caricabatterie di bordo, sia da presa asciugo, sia con una colonnina di ricarica. Mercedes sviluppa in plug-in hybrid veicoli sia con motorizzazione benzina che diesel, sia su modelli compatti che nelle classi superiori, berline, station wagon e SUV. La differenza di queste vetture rispetto a una vettura a combustione normale riguarda 3 punti. Innanzitutto l'affiancamento di 2 motori. Abbiamo sia un motore a combustione con una sua coppia che fa muovere la vettura e lavora insieme a un motore elettrico che ha una coppia ulteriore e sviluppa dei cavalli di potenza. Quindi abbiamo 2 potenze sommate, 2 coppie sommate e una potenza a disposizione che rende questa macchina non solo sostenibile da un punto di vista dell'ecologia, ma anche molto divertente da guidare da un punto di vista sportivo. La seconda differenza riguarda il selettore dei profili di guida che si possono alternare. Tradizionalmente sulle Mercedes sono presenti profili comfort, sportivo e economico. Nelle vetture plug-in hybrid abbiamo 2 nuovi profili. Uno è electric, che è il profilo che permette alla vettura di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica e tramite i paddle al volante, le palette che troviamo vicino al volante, possiamo andare anche a modulare la tipologia di recupero fino a un recupero più avanzato o il semplice veleggio nelle strade in discesa. L'altro profilo si chiama battery level. Nei viaggi lunghi abbiamo un'autonomia limitata e per questo Mercedes ha creato un profilo che si chiama Battery Level, che è pensato per utilizzare per lo più il motore a combustione per tenere carico il motore elettrico. La terza caratteristica è quella di aver implementato nel mondo EQ di Mercedes-Benz il sistema MBUX. Il nostro sistema telematico che unisce comandi touch con l'intelligenza artificiale dell'assistente Mercedes che permette di avere un menu dedicato sia per la ricerca delle colonnine di ricarica sia per vedere, avere in una sezione che si chiama flusso di energia, vedere come lavorano in combinazione questi 2 motori. Proseguiamo con i motori, andiamo alla concessionaria Lexus di Perugia che non potendo offrire in questo momento di pandemia gli eventi esclusivi a cui sono abituati ha deciso comunque di coccolare i propri clienti. Sentiamo Nicola Torrini. Il cliente Lexus è un cliente molto esigente, ovviamente è un grande intenditore, è colui che non vuole rinunciare alla qualità del prodotto anche nelle singole componenti e nei piccoli dettagli ed è un cliente che appunto vuole provare un'emozione che solo chi guida una macchina di un brand di lusso può provare. Emozione al volante, ma non solo, perché sin dalla sua inaugurazione 2 anni fa a Sant'Andrea delle Fratte, la Lexus Perugia Toy Motor ha sempre cercato di circondare i propri clienti di attenzioni, facendoli sentire parte integrante della famiglia Lexus. Solo negli ultimi mesi la concessionaria Umbra ha organizzato 2 esclusivi eventi, il primo all'Hotel Sina Brufani di Perugia, dove gli ospiti si sono potuti immergere nella cultura giapponese, e l'altro alla Locanda Borgo Antichi Orti di Assisi per una serata all'insegna della natura. Rinviato un terzo appuntamento in ottemperanza alle attuali norme di sicurezza sanitaria, la Lexus Perugia è voluta comunque restare vicina agli appassionati del marchio premium giapponese.
stiamo invitando i nostri ospiti qua nel nostro salone e li stiamo omaggiando di un cadeau in ricordo appunto di questa esperienza. Ovviamente contestualmente le persone possono fare un test drive o raccogliere tutte le informazioni di cui necessitano. Tra queste, a catturare l'attenzione degli automobilisti è in particolare l'innovativa tecnologia ibrida di cui sono dotate tutte le vetture, vero e proprio fiore all'occhiello della casa automobilistica Lexus. Sono macchine molto prestazionali, con un comfort altissimo, di altissimo livello, e di rifiniture eccezionali. Sono molto attenta anche nel risparmio a livello di carburante, perché lavorano sia a basse che alte velocità in elettrico, quindi hanno delle ottime prestazioni con degli ottimi consumi. E una cosa molto importante da dire è che sono vetture che non hanno bisogno di ricarica, si autoricaricano autonomamente. Lexus è un brand che rappresenta noi e tutto il nostro team sia da un punto di vista valoriale ma anche proprio di prodotto. Quindi noi crediamo molto in Lexus, che è un brand che utilizza l'esperienza e l'innovazione della concessionaria Toyota ed è quindi un concentrato di tecnologia, di eleganza ma anche di potenza, non rinunciando ovviamente anche a un rispetto dell'ambiente grazie alla tecnologia hybrid. Natale fa rima con regali e a colazione al frantoio i potti dei fratini e tempo appunto di strenne natalizie. Gustiamoci tutte le bontà nel servizio. Le festività natalizie più atipiche degli ultimi tempi sono ormai alle porte. Si dovrà infatti rinunciare a cenoni e abbracci, ma almeno non ai tradizionali doni sotto l'albero di Natale, che quest'anno in molti casi conterranno i sempre graditissimi prodotti tipici locali. Per sostenere l'economia del territorio in quest'anno difficile, molti stanno infatti optando per questa soluzione. Anche le imprese più innovative del settore agroalimentare si sono date da fare in questo senso, ideando esse stesse particolari confezioni regalo. Ne sono un esempio le gift box del frantoio Umbro i Potti dei Fratini, eleganti confezioni nere o scatole in legno chiuse da un natalizio fiocco rosso, contenenti una selezione del pregiato olio extravergine di oliva della DOP Colli Martani, acquistabili in azienda, collazione, ma anche online, quindi in assoluta sicurezza. Un regalo che racchiude in sé la tradizione di un prodotto dalle origini millenarie, la modernità delle nuove tecniche di produzione, il tutto tracciabile grazie alla tecnologia blockchain che certifica le origini e la qualità dell'olio contenuto in ogni bottiglia, dalla cogliitura delle olive alla lavorazione all'interno del frantoio fino all'imbottigliamento finale. Regalando insomma un piccolo grande piacere per il palato, si regala anche l'Umbria di ieri, di oggi e di domani. Per la rubrica Focus Azienda andiamo a conoscere il servizio infermieristico del Centro Medico Fisioterapico e di Riabilitazione Flexor Lab. Per noi Nicola Torrini. Nella generale situazione di difficoltà in cui versa il sistema paese, la sanità è per ovvi motivi tra i settori più impegnati e provati dall'emergenza Covid. Il centro medico perugino Flexor Lab ha perciò deciso di mettere a disposizione le proprie professionalità e le proprie strumentazioni per venire incontro alle comunque sempre presenti esigenze sanitarie dei cittadini e allo stesso tempo allentare la pressione sulle strutture pubbliche. Il tutto in ambienti sanificati quotidianamente e adottando tutti i dispositivi di protezione individuali necessari a tutelare la salute dei pazienti e dei professionisti che operano all'interno di Flexor Lab. Cerchiamo di tamponare, di in pratica dare quei servizi, quei piccoli servizi, che possono essere utili al cittadino come servizi di infermieria domiciliare o direttamente nelle nostre strutture, oppure servizi di piccola chirurgia come sutura di ferite non chirurgica ma soltanto plastica, il classico sterile strip in caso di ferite superficiali, rimozione di piccoli
né i fibromi penduli, piccole malformazioni cutanee che possono essere tranquillamente trattati in un ambulatorio chirurgico. Il servizio infermieristico offerto dal poliambulatorio Flexor Lab viene erogato in tutte le sue sedi a San Martino in Campo di Perugia in via Donatella 12, a Deruta in via dell'Arte 10, ma anche nella nuova struttura di San Sisto in via Gerardo Dottori 64. Abbiamo aperto ad agosto di quest'anno una sede a San Sisto, quindi ci siamo entrati anche in città. E con questo vorremmo offrire un servizio anche domiciliare per tutte quelle che sono il trattamento di piccole ferite, la necessità di fare una terapia infiltrativa, una terapia endovenosa con dei farmaci, tutto ciò che ora come ora, magari soprattutto in persone di una certa età, anziane, sono servizi che il servizio pubblico non riesce a garantire e non riesce a garantire nei tempi e nelle modalità come vorrebbe il cittadino. Quindi cerchiamo di supplire anche in questo, quindi anche facendo un'assistenza domiciliare. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.